oggi abbiamo la guesta, la signorina Chiara. C'è sempre una vitalità che addio, ciao proprio. Allora, siamo andati alla Games Week tra mille peripezie. Siamo tornati con ciò. Cosa sono le peripezie? Sono cose che succedono. Giusto perché io sono il bimbo e lei no, lei si è comprata Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, e io Lego Dimension. Mi sembra giusta la cosa. Andiamo a fare l'unboxing di tutto quanto. Direte anche, sì, va bene. Va bene. Sì, va bene. Lego Dimension è uscito tipo 15.000 anni fa. E dico, fa lo stesso, l'ho comprato adesso perché dalla Games Week me lo davano a 19 euro e tipo 6 euro Hermione e Granger. Gli altri personaggi non mi piacevano, quelli degli Avengers non c'era niente, quindi mi sono preso Hermione e Granger. Ma sei pazzo! Cosa ho fatto? Granger! Mua! Dai, apriamolo! Poi devi costruirlo, sai? Dobbiamo costruire! Già! Questo è il portale! Mua! Ok, allora, la scatola diciamo che possiamo levarla dal cavolo. Serve aiuto, contattaci prima di tornare dal rivenditore. Ah, qui vado, mi dice qua le cose che devo fare per giocare a gioco. Noi siamo mega esperti. Noi siamo mega esperti e sappiamo già tutto. Ah, guarda qua, Ghostbuster, qua ci sono tutti i personaggi. C'è un poster con tutti i personaggi. Cioè, perlomeno quasi tutti. O tutti. Tutti? Sì. Non ne hanno fatti uscire degli altri. Scooby-Doo, però ci sono solo Scooby-Doo e Shaggy. Io volevo Selma. E vedi, mi piacciono solo quelli della DC Comics. Per il resto, guarda. E i Simpson sono carini, più o meno. Perché c'è Krusty il clown e non c'è Lisa? Io volevo Marge. Marge? Marge. Marge? Ti piace Marge con il c***o in testa? Ecco qua il gioco. In italiano, ovviamente, cioè nel senso, ci mancherebbe che non sia in italiano. E qua ci abbiamo la pedana. Allora, io direi che possiamo passare allo step successivo, quindi levare tutta questa roba qua. Cominciamo per ordine. Apriamo questo. Che cacchio fai? Non lo so. Devi schiacciare, te lo mettono apposta. Sì, ma non si schiaccia. No, si schiaccia tutta la scatola, io la voglio tenere. Ta-da! Le istruzioni, ovviamente. Le istruzioni, oh guarda qua, ci sono tutte le cose. Ci sono tutti i pezzi per fare il portale. Che figo il gatto. È fighissimo. Eh sì. Ah, e qua ci sono i personaggi. C'è Gandalf. Batman, Gandalf. E quell'altra storpia che non so chi sia. Figo. Adesso figo. Cominciamo a montare tutto. Perché ho preso Hermione e Granger? Ah, ve l'ho già detto forse, perché gli altri personaggi non mi sconfinferavano. Mi facevano un po'. Beh! Hermione e Granger diventerà il mio main adesso sto gioco, già lo so. Quanta roba c'è qua dentro? Ah, ecco, vedete? Qua ci sono pezzi per fare fioro becco. O quello che è. E qua c'è il mignottone. E le due pedane. E le due pedane, ovviamente. E qua ci sono le istruzioni. Dico bene. Oh, che grandi istruzioni. Eh sì, perché scusami, non è che il fiorobecco lo faccio con la fantasia, Prima di montare tutto ciò, apriremo Tomb Raider, che questo sarà molto. Veloce, unboxing. Sì, veloce. Veloce. Allora, questa è la. Dillo tu. È l'edizione dei 20 anni di Tomb Raider. Ma cos'è? Sì, vabbè. Sono scritte. Non è che sono scritte. Allora, qui dentro ci sono degli artwork. Che immagini! Guarda qua, blam. Qua ci sono tutti gli artwork. Sta cadendo tutta. Oh, io la conoscevo già questa qui perché l'avevo presa al day one. 19 euro alla Games Week, li merita tutta la vita. E niente, e poi c'è il CD. È proprio carina questa edizione con un piccolo artwork con il CD all'interno e la sua foderina così. Allora, adesso monteremo sta roba. Ok, eccoci qua, adesso li montiamo. Scusami, mi danno le istruzioni per montare Hermione e non c'è fiorobecco. Cioè il fiorobecco me lo devo montare io. Non c'è.
Vedi, qua mi dicono cosa c'è. Ciao ragazzi, sono Ermione Pelata. Faccia. Ha una doppia faccia, una doppia faccia, una doppia faccia! Incazzata e felice. Felice incazzata, incazzata felice. Direi che la lasciamo incazzata. Oggi siamo in mood incazzate. Ecco qua, siamo riusciti a montare tutto, adesso ci manca solo più guardare sulla PlayStation 4 sto cavolo di gioco. Guarda che belli che sono, guarda Gandalf è troppo figo! Cosa stai facendo?